Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Io sono Alice, sono le 7:30 di mattina e mi sto preparando perché sto per andare prima a Verona da Clara e poi andiamo a Carpi insieme perché questo weekend ci aspetta un weekend super entusiasmante con il team di FGM. Se vedete, ho già la divisa, nel senso che sono già vestita con leggings di FGM e questa qua che è praticamente la felpa del completo abbinato con i joggers. Oggi però sono così grigio e nero e appunto ci aspetta un weekend super entusiasmante, non vedo l'ora di portarvi con me, perciò stay tuned. Adesso mi faccio un porridge di colazione, ho già fatto la valigia qui, ho meal preppato anche i pasti per la giornata. Allora, abbiamo il pranzo insieme, però mi sono preparata la cena e il pranzo per domani e non vedo l'ora di portarvi con me. Allora, qui abbiamo il pranzo per oggi che è pollo, finocchi e pomodorini, poi il pancake che ho fatto ieri sera per merenda, poi qua invece ho il pranzo per domani che è pollo e fagiolini. Io mi sono portata dietro le Clear Whey di Bulk, come sempre vi lascio il link qui sotto se volete supportarmi per acquistare qualcosina di Bulk, che sono le proteine isolate da mangiare a merenda, comunque se sono di corsa, on the go, così almeno ci sono. Possono essere utili anche per colazione, sapete che magari la colazione in hotel solitamente è ricca di carboidrati e grassi, se vogliamo delle proteine, a volte magari hanno lo yogurt greco, a volte no, perciò quando viaggio mi porto sempre dietro le proteine in polvere per sicurezza. E poi questo qua che è il nuovo shaker, che è quello in edizione limitata per il compleanno, se avete acquistato durante la settimana del compleanno dovrebbe essere arrivato anche a voi. Sto facendo il mio solito porridge con 30-40 grammi di farina di fiocchi d'avena, scusate, a seconda di quello che preferite voi, 10 grammi di semi di chia, 60 di albume, acqua quanto basta, mescolo quanto voglio, cioè mescolo un pochino, e poi faccio andare per circa 2 minuti nel microonde, infatti qua manca ancora un po', mescolando però ogni 30 secondi in modo da non fare i grumi, e dopodiché aggiungerò queste qua che sono le proteine di Bulk al cioccolato e caramello, che sono uno dei miei gusti preferiti. Allora, come vedete, ho aggiunto le proteine, ora mescolo e per gusto personale ci aggiungo ancora un pochino di acqua e faccio andare altri 30 secondi a microonde in modo che si faccia una sorta di crosticina sopra. Poi devo decidere se mettere il burro di arachidi e cocco, sempre di Bulk, o questo qua che è nocciole tostate e cioccolato fondente, che è la fine del mondo. Però mi sa che oggi andrò di arachidi e cocco. Ecco qui, ho messo anche una spruzzatina di sale accanto e il burro d'arachidi qui. Come vedete, a me piace bello denso proprio il porridge. E qua ho il tè verde come ogni mattina. Adesso mi preparo perché sono quasi in ritardo, devo partire alle 8 e ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, eccomi qui, sono arrivata a Carpi con Clara e adesso in realtà, oddio, sto zoomando, adesso andiamo a prendere la fotocamera anche di Clara in modo che possa vloggare anche lei perché l'abbiamo lasciata in Sono una macchina. pessima influencer. Infatti tipo, siamo arrivate qua, ci hanno dato anche la borsina con dei regalini così, adesso stiamo andando via, ma giuro che torniamo. E c'è un sacco di gente, ci sono un sacco di ragazze, non vedo l'ora di vloggare, di portarvi con me in questo weekend. E seguite anche Clara su YouTube, Clara Monaco, vi lascio il suo profilo qui sotto in modo da vedere questo weekend da due prospettive. Che bello questo Aspetta, posto, faccio anche io molto. l'intro. Fai l'intro anche tu? Sì, Sei dai. pronta a vloggare? Yes, sono pronta a vlog. Allora, adesso E andiamo questa dentro. Clara sta vloggando. Tra l'altro, guardate che bello qua. La location stupenda. Che vengono da materiali riciclati, le bottiglie, ok?
ma allo stesso modo, allo stesso tempo sono in grado di utilizzare i raggi FIR, i raggi infrarossi lunghi, ok? Che sono quelle che poi rendono la circolazione. Il tessuto è in grado di assorbire il calore del corpo e rimandarcelo indietro sotto forma di raggi lunghi. E tutti conosciamo quelli che sono, quindi non c'è magia, ok? È scienza, è così. I raggi infrarossi riattivano la microcircolazione. Clara del rosa. No. Rosa. Quale colore scegliete? Non lo so bene. Rosa. Io grigio, mi sa. So. Di tutti belli. Sto tremando. Mi hanno tenuta in castigo tutta la mattina e cioè mi hanno praticamente sequestrata. Spero che voi sentiate con me FGM04 con una famiglia, perché abbiamo l'onore di lavorare per forse l'azienda migliore in assoluto in Italia per quanto riguarda i filati, il tessile e quant'altro. Allora, quella era la nuova collezione di FGM che è uscita oggi, il 14, cioè se faccio uscire questo video il 14, è uscita il 14, altrimenti il 14 di ottobre. Sempre col mio codice AliceFit avete un omaggio, una maschera viso in regalo, ma ci hanno fatto vedere un sacco di cose, un sacco di novità, da qui fino a dicembre, cioè voi non avete idea, vero Clara? Cosa dici? Pazzesca, pazzesca. No. Com'è la nuova collezione? C'è un colore in particolare. Rosa. Ciao. Adesso invece a pranzo, qui, vediamo. Che bello, c'hanno anche le bustine del sale, siamo a posto. Allora, pranzo, collaborazione con Food to Train. Allora, io ho preso il pollo e i broccoli e Clara invece pollo e patate. Patata, giusto. Perfetto, che fame. Allora, dopo mangiato abbiamo fatto un po' una seduta formativa in cui ci hanno spiegato un pochino ancora di più le caratteristiche dei vari prodotti di FGM, sia i leggings che soprattutto i cosmetici. Sapete che io vi parlo sempre dei bendaggi, dei gel, dei fanghi, ci sono tantissimi prodotti di FGM e ci hanno spiegato ancora di più quali sono le differenze, quali sono le caratteristiche. Infatti non vedo l'ora poi di spiegarvi tutto, sia sulle storie su Instagram che magari in un video su YouTube se vi può interessare. Dopo, detto questo, adesso sono le 5. Abbiamo ancora un'oretta, penso, poi relax e poi stasera torniamo qua per la cena. Allora, siamo arrivate in hotel, Clara sta già mettendo il cibo in frigo, in salvo. Che già carino, bellissimo l'hotel. Questa qui, due letti, bagno. Una casa in campagna. È esatto, tipo un casale. Molto romantico. Un piccolo getaway per me e Clara. Separati. Esatto, ma noi li uniamo perché ci vogliamo bene. Ciao ragazzi, io sono tornata, sono stata a fare due passi. Clara intanto stava provando i nuovi acquisti, cioè allora il top che ci hanno regalato, quelli di FGM, stupendo, tra l'altro molto molto carino. Clara è enorme. Fantastico. E poi invece ha preso questi yeah. No, non leggings, questi, esatto, jeans da Scout, sì. Belli, molto belli. Sì, sono un po' larghini. Il top è carino invece, aspetta, facciamo vedere, non volevo fare un close up sulle sue tette, però. Ma non ti sei notato. Esatto, a posto. Però è un po' luminoso. È tipo luminoso, bello, mi piace.
No. Io adesso mangio qualcosina perché essendo in prep mi sono meal preppata, come avete visto mi sono fatta i finocchi e il pollo, entusiasmante, e invece poi ci sarà una cena più tipo apericena così in piedi, quindi purtroppo spero che abbiano la Coca Zero. Prima ci siamo preso una Coca Zero io e Clara perché era much needed, e ho preso anche un basco io, perché mentre Clara ha preso i jeans, aspettate che vi faccio vedere, io ho preso... Tipico della... di Modena. Esatto, della provincia modenese. Sì, solo sì. Che io adoro i cappelli, le berrette, soprattutto in tempo autunnale, e quindi ho preso un basco. Tanto c'è Clara dietro, bello, bella tutta. Ho preso il suo codino, aspetta che... Ah, io ho preso il basco. Non ero convintissima del colore, però ora che sono bionda ci può stare. E lei ha preso il codino. Sì, vabbè, insomma, un po' così la... È bello. Faccio. Abbiamo preso tutte cose per... Allora, outfit della serata, ho i leggings di FGM, un toppettino, questa giacca che ho preso su ASOS, non so che marca sia, però ho preso su ASOS, abbinata con questi tacchi, scusate il casino, di Zara, oddio, bellissima, bellissimi, arancio in tinta con la giacca arancio, tada. Clara invece, bellissimo questo maglione. In realtà, cioè ho questo specie di, cos'è, un cardigan? È bello questo cardigan. Questo sberluccicoso che sta da Dio con i leggings potetto. Guarda che butti, fantastica. Questo top un po' così. Bello, sei pronta per la serata? Yes, siamo pronte. Eccoci qui, allora siamo all'evento stasera, sempre di FGM. Come avete visto, il mio outfit è giacca e... scarpe col tacco di Zara, credo di avervelo già fatto vedere, sono stanchissima. Hanno fatto tipo apericena, io ho mangiato già in hotel, così ho bevuto un po' di Coca Zero qua. Adesso torno su, sono le 9:20, sono un po' cotta, però è bellissimo perché ci sono anche tutte le altre ragazze di FGM, quindi ho conosciuto un sacco di ragazze che magari conoscevo solo tramite Instagram, così, quindi è sempre carino incontrarsi dal vivo ovviamente. E adesso vi porto un pochino su con me. Tra l'altro queste qua sono le scarpe di Zara, che ci sono in tantissimi colori, anche blu, anche fucsia, verdi, sono la fine del mondo e non sono nemmeno così scomode, dirò. Adesso andiamo su, sperando di non cadere sulle scale. Buongiorno, oggi è il giorno seguente, ci siamo svegliate da poco, infatti sono ancora un po' addormentata. C'è la voce da uomo. Esatto, la voce da da uomo. No, scherzo, però. Tipo da risveglio, si dice così. E adesso andiamo a fare colazione, sono le 7:25 e alle 9 abbiamo un photoshooting. Vi faccio vedere i nostri outfit del giorno. Io ho messo il bolero color salmone e i leggings all up, che sono questi, che sono l'ultimo modello uscito, gli all up, sapete che sono i miei preferiti, color potato, vediamo se rende un po' la luce. Clara invece ha il bolero verde, sì, e anche i leggings abbinati. Gli all up, esatto. No, color... sono i push up. Ah, push up, okay. Ah, è vero, non ha scritta, invece i miei no, color verde, bellissima. Yes. Adesso andiamo a far colazione. Ecco qui, allora questo è l'outfit di oggi, all up, che sono quelli col fascione alto, la cucitura dietro push up e niente scritta. Ah, che booty, wow. E poi il bolero che ha tipo le righine così, fa le questo spalle. Questo bellissimo, si abbina benissimo a questi tra l'altro. Wow. Ora ragazzi, mi sono portata dietro le Clear Way di Bulk, perché è una cosa, come vi dicevo, quando viaggio magari si possono trovare fonti di grassi, di carboidrati, visto che appunto abbiamo mangiato un po' un capo di battaglia, però lo yogurt e le fette biscottate, però appunto almeno qua ho le proteine. Mi sono fatta dare una bottiglia d'acqua e adesso qua Clear Way di Bulk, queste qua al gusto, oddio, mela e mirtillo. Allora, siamo arrivate nello studio Forma, oggi facciamo un photoshooting, infatti sono emozionatissima. Clara, sei carica? Carichissima, sono pronta. Tra l'altro siamo in anticipo, visto che miracolo. Due in anticipo, esatto. Super professional. Che bello. Faccio vedere.
giusto. Voglio fare un video che tu stai mettendo. Perfetta. Il nome non mi ricordo più. Alice. Piacere. Come sono? Allora, siamo tornate, sono arrivata a casa di Clara perché voleva farmi vedere la casa, perché da quando si è trasferita non sono ancora venuta. Non so se l'abbiate già vista nei suoi video di YouTube, io non l'avevo ancora vista dal vivo. La casa rosa, che belli tutti i quadretti, sono stupendi, bellissimi. Qua c'è la Lily. Ciao Lily, sei felice? Ciao, sei felice? Siamo venute. E soprattutto sono venuta qui per assaggiare il caffè nella macchinetta di Chiara Ferragni, perché che belle anche le tazze. Il gusto caramello, vaniglia, che è questo qua, e poi e poi sotto c'è anche nocciola. Però. Cosa che mi consigli tu? Io nocciola. Commentate se avete questa macchina. Fatemi sapere esatto quello è preferito. Io mi sa che vado di caramello. Allora sì, facciamo caramello e nocciola, così provi tutte e due. Perfetto, e approvo. Vedi qual è il tuo. Eccola qui, fantastica, sono emozionata. Direi che è il modo per concludere in bellezza questo super weekend con il caffè nella tazza di Chiara Ferragni, caffè americano al caramello. È finita l'acqua. No, l'acqua, dobbiamo caricarla. Faccio il taste test in diretta. Di caramel cookie. Buono. Buono. Questo qua è il mio, cioè forse Heslino è il mio preferito, questo qua, cioè con la nocciola è il mio preferito, questo qua. Buono però. Secondo. Però schiumetta così poi, approvatissimo. Questo è quello di Clara invece, Heslino, alla nocciola. Buonissimo anche questo che gentilmente mi ha fatto assaggiare, e anche questo qua il caramello. Buono. Cosa dici? Meglio uno o l'altro? Ma forse nocciola è meglio, però anche caramello è buonissimo. Adesso bevo questo oggi, però sono tutti buoni. Se vuoi prenditi anche il mio nocciolo. Ma no, tranquilla, meglio non esagerare. E Clara mi sta convincendo a fare il piano abbonamento per la macchina di Chiara Ferragni. Sono tentata, adesso vediamo. Ciao ragazzi, eccomi qui, sono tornata, anzi in realtà questo è un super salto nel tempo, nel senso che siamo molto molto avanti nel futuro. Sono tornata dal weekend di FGM, ho fatto anche il weekend della gara, infatti stay tuned perché ho registrato, ho vloggato tutto quanto e il prossimo vlog, quindi non questo ma il prossimo che arriverà, sarà il vlog della gara, perciò commentatemi qui sotto se volete vederlo. Adesso voglio farvi vedere una cosa che mi è arrivata per posta al volo adesso e poi volevo chiudere questo vlog, quindi piccolissima preview. Allora, qua ho una novità di FGM. No, ok ragazze, non avete la più pallida idea di cosa mi è arrivato da FGM. Questa è la felpa e la tuta della linea Iconic, che se vi ricordate la mettevo sempre l'anno scorso, c'era nera, color nero con le macchie tie-dye, quelle marroni, e poi grigia e anche verde. Visto che tipo è stato uno dei capi, uno dei completi più amati di FGM, hanno deciso di rifarla, sempre in tessuto garzato, quindi qua vedete, purtroppo c'è un po' di luce perché c'è un tempo del cavolo, però guardate qui, tessuto garzato, quindi per la stagione un pochino più calda, più fresca, cioè tipo invernale, autunnale, così, con la tuta che qua è un pochino più stretta, abbiamo l'elastico qua in fondo, il mega elastico così con la scritta Frida, e la felpa, questa qua con la scritta Frida, c'è in colore nero, grigio e bordeaux, e diciamo di felpe c'è anche la felpa così, che è questa qua con la bordeaux rossa, stupenda, con questo cappuccio largo, non vedo l'ora di provarla, ora vi faccio vedere, adoro, adoro, adoro. C'è appunto di diversi colori, appunto nero, bordeaux e grigio, e c'è di tutti la tuta così e anche la felpa, quindi se non volete fare il completo, non so, tutto nero, potete prendere la felpa bordeaux e abbinarla, oppure la felpa grigia, cioè potete fare veramente tutti gli abbinamenti che volete perché vengono separati. Figata assurda, ora lo provo. Allora, eccoci qui, accendiamo la luce che forse mi vedete un po' meglio, faccio il mio assembly, bellissimo. Allora, eccomi qui, questa è la felpa, ma guardate che bello il cappuccio. Cioè, parliamone, ha questo collo largo qua così, anche i miei capelli in mezzo, il collo così, bellissimo, adoro, adoro, e appunto qua anche qua il tessuto è felpatino, così, che è di una morbidezza assurda, e qua invece sto indossando Yolap,
sempre di FGM o l'app Neri. Bellissimo, stupendo, e come sempre vi ricordo che se usate il mio codice, che è il codice AliceFit, avete in omaggio una maschera viso ai peptidi. Quindi codice AliceFit qui, FGM, link qui sotto come sempre. Quella qui, la maschera BioBotox, che vi arriva in omaggio se utilizzate il mio codice. Invece qui cos'è che mi è arrivato di bulk? Tan 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 tan, i burri di arachidi aromatizzati. Il burro al gusto cookies and cream, poi il burro d'arachidi al gusto tan 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 cioccolato e brownie al cioccolato. E poi questo, sono tutti peanut butter, quindi burri d'arachidi aromatizzati, e questo al cioccolato bianco e lamponi, white chocolate and raspberry. Quindi, cioè, questi sono i nuovi burri, non vedo l'ora di assaggiarli, anche perché avevo finito il burro, il mio burro di arachidi e cocco, che è uno dei miei preferiti in assoluto, quindi avevo finito, sono contenta che sia arrivato. E poi un'altra cosa che mi è arrivata, per bulk, come sempre vi lascio il link qui sotto, perciò se volete passare dal mio link, come sempre, mi supportate un pochino, mi arriva una piccola commissione, perciò se vi piacciono i miei contenuti, i miei vlog, mi volete supportare in qualche modo, volete offrirmi un caffè virtualmente, passate dal mio link. E se volete utilizzare il mio codice, il codice AliceFit, come per FGM, adesso faccio entrare la bestiolina, vieni dentro. Anche te, anche per FGM, che sono i leggings per esempio che sto indossando ora, codice AliceFit. Per bulk il codice AliceFit è il codice del 25% di sconto, ma funziona solo se non ci sono sconti già attivi, altrimenti se ci sono sconti maggiori tipo del 70, del 45, del 35, il mio codice non funziona. Quindi codice AliceFit e link qui sotto per bulk. Ma ora mi sono appoggiata su quello che volevo farvi vedere, mi è arrivato anche, guardate, il first aid per l'USMLE, che è il United States Medical License Examination, quindi l'esame di abilitazione per essere riconosciuti come medici negli Stati Uniti, visto che è una cosa che volevo fare da un sacco e mi sono detto ok, quest'anno è l'anno in cui faccio lo step one, quindi il primo step dell'USMLE. In realtà io già il mio primo anno di medicina avevo comprato questo, che era del 2019, però visto che voglio fare l'esame quest'anno, ho preso quello aggiornato. Tra l'altro, se guardate, è più grande quello del 2021 rispetto a quello del 2019. E questa, dov'è che c'è la data? Qua. Quello del 2021 è più grande. Questa cosa mi preoccupa un pochino, visto che devo prepararmi per l'USMLE. Ma ho deciso che quest'anno, appunto, intanto da te, voglio uscire. Ho deciso che quest'anno sarà l'anno in cui lo farò, quindi stay tuned, vi porterò anche in questo percorso, non vedo l'ora poi di aggiornarvi su tutti i miei obiettivi, tutto quanto. Perciò se questo video vi è piaciuto mettetemi un like, se siete nuovi iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, io sono Alice Vetturi. Come vi dicevo, vi lascio il link per bulk, burri aromatizzati, che sono una figata pazzesca, non vedo l'ora di provarli, qui sotto, link per supportarmi, e ci vediamo alla prossima.